Una comunità stretta intorno al dolore della famiglia Palazzolo questa mattina durante i funerali del giovane Jacopo di 14 anni, vittima di una morte assurda, arrivata troppo presto e che ha trasformato un sabato pomeriggio, una giornata di festa in famiglia per il compleanno della madre, in tragedia. Impossibile cercare di dare un senso ad avvenimenti di questo genere, ha spiegato padre Antonello Abate alle centinaia di persone che hanno riempito il Duomo di San Pietro per l'ultimo saluto a Jacopo, morto perché caricato da un toro mentre si occupava del ricovero del bestiame nell'azienda agricola di famiglia in contrada Torre Palazzelle a Frigentini. Sguardi pieni di rabbia e tristezza tra familiari, amici, compagni di scuola, ma anche tanti sconosciuti, semplici modicani uniti dal dolore per una morte inspiegabile. Momenti strazianti, difficile nascondere la commozione durante le preghiere dei compagni di classe della terza H della scuola media Carlo Amore e della prima A dell'istituto agrario dove si era iscritto per proseguire gli studi. Ragazzi, tutti vestiti di bianco, che lo hanno ricordato in lacrime in quei momenti felici vissuti a scuola. Il sabato mattina, qualche ora prima della tragedia, a scherzare durante la lezione in laboratorio. Una bambina che ha condiviso con Jacopo 11 anni di vita, dalla materna alla terza media. Per lei Jacopo era il fratello che non ha mai avuto. Il fratello con cui si era confidata, il fratello che con il 1,80 m di altezza le dava forza, il fratello che era riuscito sempre a strapparle un sorriso. Infine il padre, che nella sua preghiera ha semplicemente detto grazie. Jacopo, guardandovi in faccia e notando quanti siete in questo momento, vi avrebbe ringraziati tutti.